Queste sono le New Balance Fuel Cell Supercomp Trainer. Ho rifatto questo video 3 volte perché questo nome è molto complicato. Rappresentano le scarpe per i podisti amatori avanzati, ma anche per quelli relativamente pesanti che volessero correre velocemente, perché questa scarpa ha la piastra in fibra di carbonio, una mescola super nobile, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa 265 grammi, anche se sul sito è indicato qualcosa in più, è dimagrita in maniera significativa rispetto al modello precedente che abbiamo recensito qualche mese fa. Drop 6, 40 mm nel tallone, 34 mm nell'avampiede, anche se secondo me la quantità di gomma presente nel tallone è assolutamente superiore a queste specifiche. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le 2 cose che avrei cambiato, e soprattutto a chi è adatta questa scarpa, sapendo che è suggerita per gli allenamenti intensi perché ha la piastra in fibra di carbonio, ma non è così aggressiva come invece sono le scarpe da gara. Lasciando perdere il colore, ho amato sicuramente la linguetta racing che è a soffietto, che poi comunque include anche un nastrino nella parte superiore. Questi lacci piatti garantiscono il bloccaggio del piede, lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono, la tomaia è morbida e al tempo stesso molto traspirante. Ovviamente non l'avrei presa di colore nero se avessi dovuto correre durante tutta l'estate, cosa che ho fatto. Mi è piaciuto anche il fatto che il tallone sia comunque molto resistente, sfrutta la solita struttura che garantisce un perfetto bloccaggio del piede, sapendo che comunque la mescola presente copiosa su tutta la superficie è davvero molto molto morbida. Questi lacci poi sono assolutamente zigrinati nella parte centrale, i loghi termosaldati consentono davvero un bel bloccaggio del piede, stessa cosa sulla parte laterale con un'indicazione di velocità. Non è necessario ovviamente utilizzare l'ultimo occhiello, che comunque potrebbe essere utilizzato nel caso in cui davvero vogliate correre velocemente e a lungo. A livello di numero poi suggerisco lo stesso numero di New Balance, ma anche di tutte le aziende americane. Lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono ed è garantito anche dal fatto che questa tomaia non è così elastica e quindi mantiene il piede ben fermo, cosa che è necessaria proprio per la struttura della scarpa stessa. A completare il design della scarpa, nella parte superiore il tallone è rigido nella parte inferiore, mentre è molto più flessibile nella parte superiore, cosa che garantisce anche per chi avesse problemi di calcagno di poter utilizzare questa scarpa in maniera confortevole. Le cose però si fanno interessanti, soprattutto a livello di mescola. Credo che questa Fuel Cell sia una delle schiume più veloci presenti sul mercato. Nonostante si mostra morbida, questa scarpa ha una reattività incredibile, che è comunque combinata dal fatto che c'è un rocker pronunciato nell'avampiede. La scarpa è davvero a barchetta, ancora più a barchetta paradossalmente, o comunque allo stesso modo della Fuel Cell Elite V3, che è quella che ho utilizzato per correre a Londra e che mi è sembrata molto più veloce rispetto a quanti invece avevo valutato in allenamento. Ovviamente in gara si dà il massimo possibile. La quantità di schiuma poi è davvero copiosa, al punto tale che nella parte del tallone è stata aumentata la larghezza della scarpa stessa rispetto alla versione Elite, cosa che forse la rende leggermente più, tra virgolette, lenta, ma al tempo stesso permette anche per chi appoggiasse di tallone di farlo in maniera molto più stabile. Stessa cosa è valida nell'avampiede, dove è aumentata la base, cosa che di fatto permette a molti più podisti amatori di utilizzare questa scarpa, nonostante la scarpa sia comunque neutra, perché è vero che non si piega più di tanto al suo interno, ma al tempo stesso questa schiuma è reattiva e abbastanza instabile, come peraltro tutte le schiume più veloci presenti sul mercato. La mescola poi si estende anche sul battistrada, dove c'è una quantità di gomma esposta ma molto inferiore rispetto a quella che invece era sulle Elite V3, sempre per la stessa ragione di garantire una maggiore stabilità, stabilità garantita anche dalla presenza di un solco su tutta la superficie. Nella parte posteriore è ben visibile la piastra in fibra di carbonio, stesso design della versione Elite, che però ha una quantità inferiore di gomma, mentre in questo caso notiamo la presenza di una gomma più dura
su tutta la superficie, soprattutto sulla parte laterale, che di fatto permette di avere una maggiore stabilità, una migliore trazione, anche se nei miei test ho notato il fatto che comunque sull'avampiede si è creato un solco ulteriore, derivato forse dal fatto che in qualche giorno ho corso leggermente troppo velocemente e questa cosa ha creato un piccolo dislivello nella parte dell'avampiede. A completare il design, il battistrada ha una parte di gomma molto dura nell'avampiede stesso, gomma molto dura già presente nelle liti in maniera molto più copiosa. Chiaramente questa struttura serve soltanto per proteggere la piastra in fibra di carbonio. È vero che ognuno di noi ha un appoggio diverso, anche se molto probabilmente l'appoggio sarà più sulla parte interna. Il plate in fibra di carbonio, si chiama Energy Arc, è lo stesso dell'Elite, ha una forma a cucchiaio che chiaramente vi consente di proiettarvi in avanti. Questa scarpa è abbastanza rigida, si piega abbastanza difficilmente, ma soltanto nell'avampiede, però correndoci noterete che la quantità di gomma media molto molto bene il comportamento in corsa, che sarà davvero reattivo, veloce, ma al tempo stesso molto morbido, anche se credo che dopo l'ora, l'ora e mezza di corsa forse non apprezzerete più di tanto il fatto che la scarpa sia comunque abbastanza instabile, ma la cosa dipenderà molto dalla vostra biomeccanica di corsa. Comunque la scarpa potrebbe essere adatta anche ai podisti amatori che pesassero più di 80 kg, che comunque però avessero una buona biomeccanica di corsa, perché come già detto la scarpa, nonostante sia comunque molto larga, è relativamente instabile proprio per la presenza copiosa di questo fuel cell. Credo comunque che tutti i podisti amatori con un appoggio neutro possano utilizzare questa scarpa. Ovviamente è possibile estrarre la soletta, ma aggiungereste 30-40 grammi di peso a questa scarpa e quindi forse non so se lo consiglierei. Sappiate però che potrebbe essere utilizzata per ritmi che vanno sicuramente dai 5:30 al chilometro fino, penso, ai 3:30, oltre i quali forse il peso della scarpa stessa è un po' superiore a quello che invece trovereste con altri modelli anche in casa New Balance. Dal punto di vista delle distanze la potreste utilizzare, come ho già detto, almeno fino all'ora, all'ora e mezza di corsa. Dopo, secondo me, avreste qualche problema, ma chiaramente poi dipende dal vostro appoggio e dalla vostra biomeccanica di corsa, che se è perfetta sicuramente vi potrebbe anche consentire di utilizzarla per una maratona. Ma dopo i 21 km io cercherei sicuramente qualcosa di più stabile. Questa scarpa però dà sicuramente il meglio di sé sotto l'ora di corsa e anche per ritmi lenti, perché è davvero confortevole utilizzarla e molto molto morbida nonostante la scarpa sia reattiva. Tra l'altro sarebbe morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. A livello di durata la scarpa secondo me ha una durata media, penso che possa arrivare fino a 500 km. Credo che si crei, soprattutto per chi corre di avampiede, un'usura nell'avampiede stesso, si crea un solco che forse dopo diversi chilometri potrebbe rendere il comportamento in corsa non così piacevole. D'altro canto la piastra invece è destinata a durare più a lungo, perché comunque, soprattutto se appoggiate di tallone, avrete una sensazione piacevole, ma al tempo stesso non creerete un'usura particolare a questa piastra, che comunque penso vi potrebbe accompagnare per tutte le corse lente proprio per la presenza copiosa di gomma. Credo che il primo difetto sia che questa scarpa è adatta soltanto per corse in strada, perché altrimenti se correte in pista bianca o comunque nei sentieri si potrebbero agganciare dei sassettini. Questo è un esempio lampante. D'altro canto ritengo che per chi appoggiasse di avampiede ci sia un'usura prematura, proprio legata al fatto che la struttura dell'avampiede stesso abbia una combinazione di gomma dura e di gomma morbida. Questa cosa creerà sicuramente un solco nell'avampiede stesso. Comunque questa scarpa utilizza dei materiali molto durevoli, credo che il problema di fondo sia la costruzione del design. In conclusione ritengo che questa Fuel Cell Super Comp Trainer versione 2 possa essere utilizzata da tutti i podisti amatori, anche leggermente pesanti, a condizione di accettare una sorta di instabilità derivata dal fatto che questa mescola è reattiva ma leggermente instabile.
può essere utilizzata per tutti i ritmi, ma sicuramente non è una scarpa unica. Ha ancora qualche difetto di gioventù derivato dal fatto che comunque è pensata solo per essere utilizzata in strada. Scarpa promossa, scarpa però non unica. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io vado a dare a mangiare il coniglio. Ciao!